Umberto lo sa di cosa sto parlando. Quando tu sbilanci così il territorio verso un vettore, il giorno che quello ti stacca la spina, come accennava Roberto prima, che è un rischio reale, stai attento che soccombi. Allora, chi ce li ha portati gli aeroporti a questo livello qui? Avranno i manager che hanno fatto delle scelte? Perché bisogna chiedersi, oppure quello era l'unico vettore che voleva andare lì e che era l'unico disposto che alla fine ti ha messo un cappio al collo? Perché la Sardegna non ha il libero mercato, ha il libero mercato che si chiama Ryanair, almeno ad Alghero e a Cagliari. Ok, da questo punto di vista mettiamoci domande, e lo dico Umberto, tra l'altro, voglio dire, è un maestro di queste cose che sto dicendo, eh? Quindi io ascolterò sicuramente le sue osservazioni e i suoi suggerimenti. Sai, un solo punto. Se io fossi il proprietario di Sogea a capitale privato, cercherei di avere gli aerei distanziati fra di loro con meno maestranze e un handling sempre ai massimi livelli, tariffe di handling. Se io fossi proprietario in public utility, invece, cercherei di risparmiare, di avere meno ricavi sull'handling, avere più maestranze ed avere gli orari dei voli a quelle che sono le esigenze pubbliche, non quelle che mi rendono di più.